Sono Zibaldo, l'unica app completa di tanti servizi di pagamento. Scaricami, sono gratis. Zibaldo, come me non c'è nessuno. Nelle ultime ore, i pronto soccorso dei principali ospedali marchigiani hanno registrato situazioni di alta criticità, anche con pazienti costretti a restare in ambulanza per 6 ore. Sta succedendo che nei pronti soccorsi di Marche Nord, di Torrette e dell'ospedale di Esi, ma anche degli altri ospedali, c'è un afflusso di persone piuttosto nutrito, circa 50 persone. Questo si aggiunge al carico ospedaliero attuale, che vede 104 persone ricoverate in terapia intensiva. L'assessore illustra i preoccupanti numeri dei ricoverati nei nosocomi della regione. Abbiamo anche un aumento esponenziale di persone ricoverate in area medica, sono 625 persone su 1188 posti, il livello di occupazione è del 52%. Quindi stiamo aprendo ulteriori moduli di terapia intensiva nel Covid Hospital di Civitanova. Quello che invece è più pericoloso, tra virgolette, è il fatto che le persone che vengono ricoverate manifestano sintomi di aggravamento subito e il tempo di permanenza nelle terapie intensive è abbastanza lungo. Ci sono delle persone che poi rimangono addirittura settimane intere e mesi. Resta preoccupante pure lo scarso numero di vaccini a disposizione, che non permetteranno ai medici di famiglia di iniziare una regolare somministrazione da lunedì 15, come ipotizzato dall'accordo raggiunto. I medici di famiglia inizieranno le vaccinazioni domiciliari il 15 marzo, ma purtroppo le dosi che noi abbiamo in questo momento a disposizione non consentiranno di far sì che i medici di famiglia possano operare immediatamente. Il passo decisivo nelle prossime settimane sarà il numero di vaccini che ci manderanno, perché fino ad oggi, per tutto il mese di marzo, il numero di vaccini sono così pochi che non riusciamo ad avviare sostanzialmente una vaccinazione adeguata a tutte le popolazioni, per esempio quelle fragili, le persone che sono ammalate, che sono in dialisi e così via.